La portata di Alice, forza. Dovrebbe migliorarsi ancora un pochino. Non semplicissimo. Ricordiamo che è anche l'ultimo giorno oggi per fare il... Esatto, a mezzanotte scade. Abbiamo ancora qualche ora. Qualche buona ora. Mangione, corsia 3. Via, partita questa finale sul giro di pista, e allora occhi puntati soprattutto su Alice Mangione, Maria Benedetta Cipollone, diciamo sono diverse atlete che sono scese sotto i 53 secondi in questa stagione. Sì, è partita molto forte Alice Mangione dalla terza corsia, che adesso è andata subito ad affiancare Giancarla Trevisan e a superarla, diciamo, di maniera anche abbastanza netta. Si vede che se la sente, tra l'altro lì vento contrario su quel rettilineo. Adesso ultima curva, speriamo una buona tenuta finale, perché è davvero partita forte Alice. Sta molto forte, vediamo questo finale ancora nettamente avanti a tutto. Adesso il vento ad aiutare magari un pochino in questa rincorsa anche al cronometro per Alice Mangione, che è nettamente avanti a tutte. Sta facendo bene anche Napolinari in sesta corsia. Vediamo Mangione che va a chiudere con il crono di 51,66. 51,66, un pochino dietro rispetto a quello che aveva fatto recentemente. Partita forse anche troppo forte, Stefano. Sì, forse proprio il primo 150. Nei 400 ti devi avviare molto svelta per raggiungere subito la velocità di crociera, poi di là sul rettilineo opposto a quello del traguardo non devi usare niente, devi correre senza sprecare niente. Superi i 200 metri e cominci a mettere un po' più di azione di braccia, e poi ti lanci nell'ultimo 100 metri e quello, tutto quello che c'è. Certo è che sì, in teoria poi è facile dopo, sì, nella, sì, pratica. Diciamo che quello che poi dici nei 400... E ci ha provato, sì. Nei 400...